O voi andrei berzaieri, che ci avete la gamba buona, fate presto a venire a Roma, a portarci la libertà. Berzaieri avanti, prima Vittorio, poi Garibaldi, berzaieri indietro, verso San Pietro, sa da marciare. O voi andrei berzaieri, che venite dal Piemonte, lo portate scritto in fronte, che ci date la libertà. Berzaieri avanti, prima Vittorio, poi Garibaldi, berzaieri indietro, verso San Pietro, sa da marciare. A porta via so entrati berzaieri come revento, e forse cambieranno Roma mia. Giorni precedenti l'irruzione s'annava tutti sulla Nomentana, assieme agli zuavi de fazione, a scrutà l'orizzonte alla lontana. E c'era chi diceva un'orazione, perché li piemontesi decadorna, orenno se rompessero le corna nel tratto frammentaneo popolone. Quando fu il 20 a mattina con Pio IX in Vaticano, cominciorno a tutto spiano, l'aria che era cristallina se bruciò d'un solo umore, con il popolo al rumore, la bandiera papalina mezza gialla e mezza bianca che d'incenso aveva l'odore, con quest'ultimo dolore finì a terra spenta e stanca. Quanta storia in quel vessillo che sconfisse soli mano, e che adesso in Vaticano s'è abbassato con lo squillo. E al suo posto da un alfiere che era nato in Lombardia fu innalzato il tricolore sulla breccia porta via. A porta via so entrati berzaieri come revento, e forse cambieranno Roma mia. È la notte del 19 settembre 1870. Una pioggia torrenziale ha spento quasi del tutto i fuochi dei mille bivacchi sparsi attorno ai 15 chilometri della cinta muraria di Roma. Gli attendamenti degli avamposti, ad ogni modo, i fasci d'arme, i cavalli insellati che gli osservatori pontifici scrutano con i cannocchiali dagli spalti millenari, non testimoniano soltanto la presenza di un esercito pronto a muovere, ma simboleggiano anche l'attesa palpitante, attesa speranzosa o turbata, secondo le proprie idee e i propri sentimenti, per un evento di portata storica che si compirà con il sorgere del sole. L'Italia ufficiale quella notte non dorme. Non si dorme certamente a Roma,
dove il generale Ermanno Kanzler, un tedesco scrupoloso e fedele che non chiede che dibattersi, sta in quel momento dando le ultime disposizioni per la difesa. Non si dorme davvero a Firenze, da 5 anni capitale provvisoria del Regno d'Italia, da dove Giovanni Lanza, presidente del Consiglio, ha dato ordine al generale Raffaele Cadorna di attaccare, ma con cautela. E non dormono nemmeno a Gaeta e a Caprera Mazzini e Garibaldi, il primo prigioniero in fortezza, l'altro sorvegliato a distanza nella sua casa, il cui sogno di una vita, riassunto nel motto «O Roma o morte», sta per realizzarsi pure in una tempesta di rimpianti e di delusioni. Guarda giù là, che bella primavera, guarda giù là, che bella primavera, guarda giù là, che bella primavera, se guarderemo in cielo coi bombole e cannone. Guarda giù là, che bella primavera, guarda giù là, che bella primavera, guarda giù là, che bella primavera, se guarderemo in cielo coi bombole e cannone. Guarda giù là, che bella primavera. È ormai l'alba del 20 settembre 1870. Ancora poche ore e Roma sarà restituita all'Italia e l'Italia finalmente a Roma. Quante volte della valle ero muta per sentiere, coi capelli sulle spalle, con la febbre del pensiero. Oh, la povera Carmela, quante volte arriva al mare, mando baci ad una vela che pur mai vede a spuntare. E lontan, l'onde commosse del crepuscolo al bagnor, le parean camicie rosse e vessilli tristi. Camicie rosse e vessilli tricolor. Una sera fin di un grido ed un nome proferì, poi lanciandosi dal lito fra due vortici sparì. E una barca la mattina, quando all'isola approdò, la canzon garibaldina tutti intorno risuonò. Ma fra il giubilo s'udia un sospiro di dolore. Dove sei, Carmela mia, che non voli su mio cor? Dove sei, Carmela mia, che non voli sul mio cor? Dove sei? Il tricolore su Roma non solo compiva i voti di un'intera nazione, ma concretava anche il vaticinio del conte di Cavour, il quale 10 anni prima aveva indicato nella nuova, nella naturale capitale del regno, il più immediato obiettivo politico e patriottico del governo di Torino. Morto Cavour, Garibaldi aveva tentato di risolvere il problema con l'iniziativa popolare, che però era naufragata sotto un grandinare di pallottole e in un mare di incresciose polemiche, nella brutta giornata di Aspromonte, nell'agosto del 1862. Io vengo da Caprera ove lo vidi, che già si regge sull'infermo piede. Lo vidi ai campi, in mezzo ai suoi più fidi, che mai per oro non mutar di fede. E se talvolta si ristà pensoso, è per pietà, non per rancore ascoso. E se una nube gli solcò la fronte, è per Venezia e non per Aspromonte. Aspromonte, ad ogni modo, fu un segnale.
Napoleone, spaventato, ostile ad ogni mutamento della situazione italiana, nel settembre del 1864 aveva imposta la famosa convenzione. Questo accordo, che ufficialmente legava le mani a Vittorio Emanuele II, d'altronde poi impegnato nella seconda guerra d'indipendenza, conduceva più tardi alle gloriose e sfortunate giornate di Villa Glori e di Mentana. E all'arrivo, fra l'uno e l'altro scontro, di una flotta francese a Civitavecchia nell'ottobre del 1867. La guerra franco-prussiana, dichiarata nel luglio di 3 anni dopo, sbloccò definitivamente la situazione. Il 2 agosto 1870 il governo di Parigi annunciava il ritiro delle sue truppe da Roma e un mese più tardi i francesi venivano sconfitti a Sedan e Napoleone III preso prigioniero con tutto il suo stato maggiore. Nessun ostacolo quindi, caduto il governo imperiale, si frapponeva più all'ingresso pacifico o meno delle truppe italiane a Roma. Da Firenze il governo del re seguiva la situazione. Giovanni Lanza, fin da prima che l'ultimo soldato francese lasciasse il territorio pontificio, aveva ravvisato la necessità di concentrare una certa quantità di truppe ai confini dello Stato del Papa, agli ordini del generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo d'Armata di Firenze. Queste truppe, che assunsero il nome di Corpo di Osservazione dell'Italia Centrale, erano in origine composte di 3 divisioni al comando dei generali Cosenz, Mazé de la Roche e Ferrero. Più tardi esse furono integrate da altre 2 divisioni, con a capo il generale Angioletti ed il generale Nino Bixio, il fedelissimo di Garibaldi. Cadorna in verità non gradiva la presenza di Bixio per il suo temperamento esuberante, ma fu costretto ad accettarlo per evidenti ordini superiori di ispirazione politica con cui si intendeva dare soddisfazione all'eroe dei due mondi e ai suoi innumerevoli seguaci. Sempre stata la più bella, noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà, la libertà, la libertà. Noi tutti uniti in un sol palato, stretti intorno alla bandiera, ridere mattina e sera, viva, viva il tricolor, ridere mattina e sera, viva, viva il tricolor, il tricolor. L'11 agosto 1870, assumendo il comando del corpo di osservazione, il generale Cadorna si prefiggeva 3 obiettivi. Mantenere inviolata la frontiera degli stati pontifici da qualunque tentativo di irruzione di bande armate che tentassero penetrarvi. Mantenere l'ordine e reprimere ogni moto insurrezionale che fosse per manifestarsi nelle province occupate dalle divisioni poste ai miei ordini. Nel caso che moti insurrezionali avessero luogo negli stati pontifici, impedire che questi possano estendersi al di qua dei confini. Limone, gli occhi tuoi sono azzurri come il mare. Gli occhi tuoi sono azzurri come il mare, e tu sul petto porti il tricolore. Poi voglia no, se lascio star la foglia, di far con te l'amor, col volano, se lascio star la voglia, ho tanta voglia di far con te l'amor. Fiorin di
tre cose son difficili a lasciare. Tre cose son difficili a lasciare: il gioco, l'amicizia, il primo amore. Corco la rosa e lascia star la foglia, ho tanta voglia di far con te l'amore. Corco la rosa e lascia star la foglia, ho tanta voglia di far con te l'amore. Circa 60.000 erano i soldati che il generale Cadorna aveva ai suoi ordini, senza contare la squadra navale di 12 vascelli equipaggiata con 5.000 uomini che incrociava al largo delle coste laziali, pronta ad occupare Civitavecchia. In quell'infocato mese di agosto, però, la diplomazia del governo di Firenze non aveva trascurato di compiere qualche tentativo per convincere Pio IX a lasciare entrare nei suoi stati, pacificamente e con meta finale Roma, l'esercito del re. Una delicata quanto difficilissima missione in questo senso era stata affidata al generale conte Gustavo Ponza di San Martino, incaricato di trasmettere al Santo Padre un messaggio di Vittorio Emanuele II. Il re d'Italia nella sua lettera si rivolgeva al pontefice con affetto di figlio e con fede di cattolico e prospettava i pericoli che minacciavano l'Europa, in faccia alla quale egli sentiva il dovere di prendere la responsabilità di mantenere l'ordine nella penisola e la sicurezza della Santa Sede. Il messaggio reale così terminava: la santità vostra, liberando Roma dalle truppe straniere, togliendola al pericolo continuo d'essere il campo di battaglia di partiti sovversivi, avrà dato compimento ad un'opera meravigliosa, restituita pace alla Chiesa, mostrato all'Europa spaventata come si possono vincere grandi battaglie ed ottenere vittorie immortali con un atto di giustizia, con una sola parola di affetto. Come si sa, la missione del conte Ponza di San Martino fallì clamorosamente. Il colloquio fra il Papa e l'inviato straordinario del re fu quanto mai tempestoso e, ad un certo momento, lasciandosi trasportare dai suoi sentimenti, il pontefice così proruppe: e bella lealtà! Siete tutti un sacco di vipere! Sepolcri imbiancati, mancatori di fede! Non sono profeta né figlio di profeta, ma vi assicuro che a Roma voi non entrerete! Il conte Ponza di San Martino si ritirò in buon ordine dopo questa sfuriata. Telegrafò a Firenze l'esito negativo della sua missione e ripartì, non prima però di avere assistito alla inaugurazione solenne, presente il Papa, dell'acqua marcia sulla spianata dinanzi alla stazione Termini. Dal punto di vista ufficiale, la risposta del Papa alla lettera del re non si fece attendere. Maestà, il conte Ponza di San Martino mi ha consegnato una lettera che a vostra maestà piacque dirigermi. Ma essa non è degna d'un figlio affettuoso che vanta di professare la fede cattolica e si gloria di regia lealtà. Io non entrerò nei particolari della lettera per non rinnovellare il dolore che a una prima scorsa mi ha cagionato. Io benedico Iddio, il quale ha sofferto che vostra maestà empia di amarezza l'ultimo periodo della mia vita. Quanto al resto, io non posso ammettere le domande espresse nella sua lettera, né aderire ai principi che essa contiene. Faccio di nuovo ricorso a Dio e pongo nelle mani di Lui la mia causa, che è interamente sua. Lo prego a concedere abbondanti grazie a Vostra Maestà per liberarla da ogni pericolo e renderla partecipe delle misericordie onde ella ha bisogno. Dopo questa replica alla lettera del re, l'ultima parola per la conquista di Roma, era fatale che la dovesse pronunciare il cannone. La
Ma
paletto Vittorio e presto vien qui per me fai domo hai voce da gigante con Granano occhio Morello Molino Moretto l'ha scritto Pepetto l'ha detto di sì. Fior de limone e tutto tuo la carne il vino e il pane ma le bete de qua che c'è il padrone occhio Morello i denti d'avorio ma detto Vittorio che presto vien qui per me hai domo, hai voce da gigante, con Granano, occhio Morello, Molino Moretto, l'ha scritto e detto, ma detto che sì. Fiore d'olio, ho datte un pugno in petto e magna l'amore mio l'aspetto in campi d'olio. Roma intanto si andava preparando alla difesa mentre si faceva più acuto il dissidio fra il cardinale Antonelli, segretario di Stato, e il generale Kanzler. Il porporato avrebbe voluto concentrare tutte le truppe disponibili attorno a Roma, mentre il comandante in capo preferiva, da buon tattico, una difesa elastica nei vari punti dello Stato Pontificio. L'esercito papalino, composto di soldati di 17 differenti nazionalità, non era molto numeroso. Kanzler e i suoi aiutanti, i generali di brigata Zappi e De Courtin, disponevano al massimo di 15.000 uomini. Di questi, 7.000 erano italiani, 3.000 francesi, 1.000 belgi. Gli altri erano tedeschi, spagnoli, irlandesi, svedesi, russi, portoghesi e canadesi. In più, nell'armata del Papa figuravano anche 4 tunisini, 3 turchi, 3 siriani, un marocchino, un peruviano e perfino un australiano. In questo esercito così composto, soltanto gli zuavi francesi, meno di 1.800 al comando di 66 ufficiali, rappresentavano una forza effettivamente omogenea, degna di tutto rispetto. E la città? Come reagiva ai preparativi della difesa, alla fortificazione delle mura, al barricamento delle porte, ai movimenti delle pattuglie, agli spostamenti delle truppe, dei cavalleggeri, dei pezzi di artiglieria? È presto detto. Roma reagiva alla sua solita maniera, pigra e dall'apparenza indifferente, anche se nelle case molti cittadini preparavano le bandiere tricolori. Per le strade, però, c'erano vivacità ed animazione. Ed anche se si sapeva che era questione di ore, la città sostanzialmente si manteneva quieta, attendendo gli eventi. Te faccio panzinare con le strisce, un fazzoletto con le righe rosse, un fazzoletto con le righe rosse. Poi va, poi va, poi va, poi va, mamma ha detto che tutto non può. Poi va, poi va, poi va, poi va, mamma ha detto che tutto non può. Poi va, poi va, poi va, poi va, mamma ha detto che tutto non può. Poi va, poi va, poi va, poi va, mamma ha detto che tutto non può. Dal suo quartier generale di Terni, Raffaele Cadorna, lo stesso giorno della risposta del Papa a Vittorio Emanuele, prima di far marciare le sue truppe, aveva lanciato questo proclama agli italiani delle province romane. L'esercito, simbolo e prova della concordia e dell'unità nazionale, viene fra voi con affetto fraterno per tutelare la sicurezza d'Italia e le vostre libertà. Voi saprete provare all'Europa come l'esercizio di tutti i vostri diritti possa congiungersi con rispetto alla dignità e all'autorità spirituale del Sommo Pontefice. Dopo aver assicurato che l'indipendenza della Santa Sede sarebbe rimasta inviolata, il generale Cadorna così concludeva. Noi non interveniamo a portare la guerra, ma la pace e l'ordine vero. Io non devo intervenire nel governo e nelle amministrazioni a cui provvederete voi stessi. Il mio compito
si limita a mantenere l'ordine pubblico e a difendere l'inviolabilità del suolo della nostra patria comune. Il giorno dopo, verso l'alba, veniva dato all'esercito italiano il segnale di attacco e mentre a Roma il generale Kanzler decretava lo stato d'assedio, Pio IX ordinava un triduo dinanzi all'immagine della Madonna della Colonna nella Basilica di San Pietro. In mezzo ai preparativi della difesa, Monsignor Randi, governatore della città, nel suo palazzo di Montecitorio, dove aveva sede anche il comando della polizia, dava disposizioni di bruciare gli archivi, con speciale riguardo per gli incartamenti dei processi politici. Alle 4:30 del mattino del giorno 12 settembre, il generale Cadorna con il grosso delle truppe passava il confine a Passo Corese. Le avanguardie della 12ª divisione del generale Masé de la Roche occuparono i ponti di confine dirigendosi su Civita Castellana. Questa direttrice di marcia imposta dal governo tramite il nuovo ministro della guerra Ricotti Magnani farà scorrere fiumi di inchiostro più tardi per testimoniare e deprecare l'intervento politico nella condotta delle operazioni belliche. Scriverà più tardi lo storico Raffaele De Cesare. Intento del generale Cadorna era di adoperare massimamente la riva sinistra del Tevere e giungere direttamente al lato più debole di Roma. Ma il governo prescrisse di agire sulla riva destra e perciò il generale Cadorna condusse l'esercito ad Orvieto, passò il ponte sul Tevere, combatté e vinse i nemici a Civita Castellana e fece proteggere la marcia di Bixio che veniva da Orvieto. Avendo potuto poi persuadere il governo che migliore partito era assaltare Roma dalla riva sinistra del fiume, ordinò che fosse gettato un ponte a Grotta Rossa. Un'altra conferma delle interferenze politiche ci viene da Nino Bixio. Bixio comandava la colonna che si dirigeva verso la via Aurelia, avendo manifestato il vecchio garibaldino, perché tale il generale Bixio era rimasto nell'animo, il desiderio di entrare a Roma da quella stessa porta San Pancrazio, dalla quale era dovuto fuggire nel 49 dopo l'eroica e vana difesa del Gianicolo. Così Nino Bixio scriveva alla moglie Adelaide l'11 settembre 1870 da Orvieto. Cara Adelaide, è dunque decisa la gran mossa. Vedremo se saremo degni di Roma. La mia missione speciale è quella di tagliare le forze estere in modo che non possano penetrare a Roma e finalmente impossessarmi di Civitavecchia. Le istruzioni politiche mandate ieri sera sono, a spogliarle di tutto il linguaggio diplomatico, una ben misera cosa. Non si deve entrare a Roma per forza d'armi, ma si deve investirla imponendo al governo di licenziare le truppe straniere. Se tu non credi tutto questo, tu sei molto difficile. Tutto questo si chiama politica. Io non posso che obbedire, ma sento pietà dei nostri uomini di Stato. Si vuol dar mano ad un movimento insurrezionale come se il diritto nazionale non bastasse.
ma io debbo finire per disporre un mondo di cose. Addio, mia cara Adelaide, ti bacia con affetto il tuo Nino. Mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor. Il generale Cadorna il 15 settembre inviò il conte Caccialupi, colonnello di Stato Maggiore, dal generale Kanzler con una proposta di resa, assicurando che la missione delle regie truppe era puramente conservatrice e diretta a tutelare l'ordine. Da buon tedesco, ligio alle disposizioni, il generale Kanzler rispose lo stesso giorno con questo messaggio che non manca certo di nobiltà. Ho ricevuto l'invito di lasciare entrare le truppe sotto il comando dell'eccellenza vostra. Sua Santità desidera di vedere Roma occupata dalle proprie sue truppe e non da quelle di altri sovrani. Pertanto, ho l'onore di rispondere che sono risoluto a fare resistenza coi mezzi che stanno a mia disposizione, come mi impone l'onore e il dovere. Nel frattempo le truppe italiane avevano occupato Viterbo, evacuata dai pontifici in conformità agli ordini ricevuti, e quindi erano entrate a Monterosi, raggiungendo poi la Storta e la Giustiniana, mentre la cavalleria si accampava alla tomba di Nerone. A sud, Anagni veniva a sua volta occupata, mentre Bixio a nord-est investiva Civitavecchia, entrandovi lo stesso giorno dello scambio delle note fra Cadorna e Kanzler. Compagna d'opre come fu mal duol a vendicar la nostra vecchia fama sovargiamo uniti come uomo sol né sete d'or né timidi consigli rompano il patto che ci de salvar liberi tutti d'una patria figli dall'arpia al mar, dall'arpia al mar, dall'arpia al mar, dall'arpia al mar. Oh libertà, per te moriva il giusto, e col suo sangue il seme tuo bagnò. Riverda al fine l'albero vetusto, largo dei frutti che finor negò. Venite amici all'ombra sua cortese, venite ormai le destre ad intrecciar. Sia benedetto l'Italo paese, dall'arpia al mar, dall'arpia al mar, dall'arpia al mar, dall'arpia al mar. L'occupazione di Civitavecchia, stretta dal mare dalla nostra squadra navale, dette modo al generale Cadorna di inviare un altro parlamentario, allora si diceva così, al quartier generale di Kanzler con un reiterato invito alla resa. Il messaggio di Cadorna, recato dal maggiore generale Conte Cardicchio di Malavolta, bendato per precauzione dai papalini, così terminava. Spero che l'eccellenza vostra, convinto che la mia proposta non può muovere da ragioni militari, vorrà riflettere a tutta la responsabilità che accompagnerebbe un rifiuto della medesima, sebbene io la rivolga in nome dell'umanità e della giustizia. La risposta del generale Kanzler non si fece attendere. Dopo aver detto che la presa di Civitavecchia non mutava sostanzialmente la situazione, rispondendo all'appello ai sentimenti di umanità rivoltogli dal generale Cadorna, il comandante delle truppe di Pio IX così replicava. Non siamo noi che abbiamo provocato il sacrilego attacco di cui siamo vittime. In quanto alle aspirazioni delle nostre province, credo che esse hanno dato indubitate prove di attaccamento al governo pontificio e non temo punto il giudizio dell'Europa,
cioè di quella parte che ha conservato un sentimento di giustizia. Io pure spero che Vostra Eccellenza rifletterà quale immensa responsabilità incontra dinanzi a Dio e al Tribunale della Storia, spingendo fino all'ultimo la già inoltrata violenza. Mentre i due capi militari si scambiavano queste note, a Roma, si chiederà qualcuno, a Roma cosa succedeva in quei momenti che precedevano di poche ore il rombo del cannone? A Roma in realtà non accadeva nulla, anche se si vivevano attimi di ansia un po' dappertutto. Nelle carceri in particolare, quell'attesa si era fatta spasmodica, ma mentre una luce rischiarava le speranze dei prigionieri politici, nulla potevano attendersi dai liberatori i detenuti comuni, i quali in quelle ore di vigilia affidavano al vento il loro canto disperato. A tocchi la campana suona, li turchi sono arrivati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte e le risola. Io già l'ho arisolata stamattina come te posso amare, come te posso amare, si esco da sti cancelli qualche d'uno la dà. Tallere, tallere, talà, campana suona, li turchi sono arrivati alla marina, viva li monti già, viva Roma. Viva la gioventù trasteverina, come te posso amare, come te posso amare, si esco da sti cancelli, qualche d'uno la dà. Amore, amore, ma che sto qui a San Michele carcerato, so diventato una ebbero caduto. D'amici e da parenti abbandonato, come te posso amare?
posso amare. Si esco da sti cancelli, qualcheduno la dà. Voi andrei bersaglieri, che ci avete la gamba buona, fate presto a venire a Roma, a portarci la libertà. Bersaglieri avanti, prima Vittorio, poi già ripartì. Bersaglieri indietro, verso San Pietro, sa da marciare. O voi andrei bersaglieri, che venite dal Piemonte, lo portate scritto in fronte, che ci date la libertà. Bersaglieri avanti, prima Vittorio, poi Garibaldi. Bersaglieri indietro, verso San Pietro, sa da marciare. La battuta te porta via, l'hanno vinta i bersaglieri, quelli boia degli stranieri, li volemo fucilare. Bersaglieri avanti, prima Vittorio, poi Garibaldi. Bersaglieri indietro, verso San Pietro, sa da marciare.